tutti voi. Devo dire che sono molto onorato di dare il benvenuto a tutte le autorità che sono intervenute, soprattutto agli ospiti che hanno accettato il nostro invito e ai modenesi che hanno deciso di prenotarsi, nonostante le difficoltà informatiche, a questo evento. È un po' la realizzazione di un sogno dei ragazzi del gruppo di Ologramma e quindi io sono molto grato al comandante dell'Accademia, a tutto lo staff dell'Accademia per averci aiutato a realizzare questo sogno. Spesso mi chiedono cosa scrivere nel sottopancia della TV o sotto un articolo e io dico sempre genitore di un ragazzo di Ologramma, perché l'appartenenza ad Ologramma è qualcosa di totalizzante, che mette in secondo piano qualunque altra riga del curriculum individuale. Quando si entra a far parte di questo gruppo non ci sono differenze, c'è entusiasmo, amicizia e voglia di raggiungere grandi traguardi attraverso la musica. Quando 11 anni fa Roberta Frison ha creato Ologramma, probabilmente non avrebbe mai pensato di organizzare un evento così bello e importante in uno scenario così meraviglioso. Così come forse i ragazzi e anche le loro famiglie non avrebbero pensato di venire qui e rivedere le stelle. Modena è una città in cui la bontà e la solidarietà sono molto diffuse, per cui nonostante le difficoltà economiche nel realizzare questo evento, non ci sono stati problemi a trovare persone che hanno creduto in questo progetto. E io, oltre all'Accademia, ringrazio moltissimo il Comune di Modena, ringrazio Biper Banca, ringrazio i Lions del distretto di Modena, ringrazio E-Cube che ci ha fornito questo splendido scenario nel quale i ragazzi si esibiranno, ringrazio il corpo dei volontari del Comune di Formigine che si sono occupati del controllo del Green Pass e dell'assegnazione dei posti, ringrazio i volontari dei Vigili del Fuoco e la Croce Blu che ci aiutano a vivere questo evento con maggiore sicurezza. Siccome ho ringraziato l'Accademia, che è il padrone di casa, io credo che sia giusto partire dando la parola al colonnello, che è il vice comandante dell'Accademia di Modena, Paolo Sbarra. Prego. Dove sono io? Buonasera a tutti e benvenuti in Accademia Militare, sono il colonnello Paolo Sbarra, vicecomandante, e a nome del comandante, il generale Rodolfo Sganga, va bene, mi fa piacere accogliervi qui questa sera per questa bella serata di musica insieme a questa bellissima associazione. Noi in questo palazzo formiamo i futuri ufficiali dell'esercito italiano e insegniamo loro che gli obiettivi difficili si raggiungono lavorando insieme e non lasciando mai nessuno indietro, perché in un gruppo il passo del gruppo è sempre il passo dell'ultimo. Ecco, io credo che anche l'associazione Ologramma ci dia veramente una bella dimostrazione di come si lavora in questo modo, va bene, prendendosi carico di tutti e non lasciando nessuno indietro. Quindi auguro a tutti una bella serata e andiamo avanti col programma. Grazie. C'è il padrone di casa Modena che inviterei a parlare, quindi do la parola a Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena. Mi dai l'altro? Buonasera, buonasera a tutti voi e tutte voi. È un momento molto bello, particolare, perché siamo qui insieme
in una giornata altrettanto particolare, l'11 di settembre, lo abbiamo ricordato questa mattina, 11 settembre 2001. Abbiamo ricordato come quel mondo da quel giorno è cambiato. Abbiamo riflettuto su cosa è accaduto in questo lungo periodo e cosa sta accadendo in questi giorni. Abbiamo anche detto che dobbiamo impegnarci per la solidarietà, che dobbiamo impegnarci ad ospitare gli amici afghani che abbiamo già a Modena e dobbiamo garantire loro speranza. Ecco, io credo che il messaggio di questa sera sia quello non solo di trovare le condizioni di un'energia che sono sicuro che Ologramma questa sera ci darà, perché sono ragazzi straordinari. Il papà Ricci è quello che tira, ma poi c'è una maestra straordinaria che non vedo, eccola, che è la maestra Frison. Ci sono dei ragazzi straordinari, degli amici dei ragazzi. Insomma, c'è un pezzo importante di comunità che in un giorno come questo vuole rafforzare un senso di appartenenza e cercare di guardare lontano per camminare insieme nel percorso della nostra vita. Quindi buon divertimento, raccogliamo un po' di energia e grazie di cuore a voi per quello che ci donerete questa sera. Allora, la prima parte del concerto è dedicata a Dante Alighieri nei 700 anni dalla sua morte. La seconda parte invece è dedicata al ricordo degli avvenimenti dell'11 settembre. Nei rapporti che abbiamo creato con il console generale degli Stati Uniti di Firenze, abbiamo avuto l'onore di ricevere stamattina la visita a Modena e questa sera, prima dell'inizio del concerto, un suo saluto che prego la regia di lanciare. Generale degli Stati Uniti d'America a Firenze. Quest'anno segna il 20° anniversario dell'11 settembre. L'11 settembre è una giornata solenne e commemora un evento importante e tragico per gli Stati Uniti. Oggi ricordiamo e onoriamo coloro che hanno perso la vita e riflettiamo su come, lavorando insieme, come una comunità di paesi che condividono gli stessi valori e attraverso gli stretti legami di amicizia tra Italia e Stati Uniti, possiamo creare un mondo più sicuro e giusto per tutti. Vi ringrazio per avermi voluto invitare a questo evento così importante e significativo e per la stima e l'amicizia che avete mostrato nei confronti degli Stati Uniti di America. A questo punto chiamo Roberta Frison, direttore di Ologramma, a iniziare il concerto. Thank you.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene, e tutto gli appartiene. Quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? E non cambierà, non cambierà, o forse cambierà. Vedrai, vedrai che cambierà. Proteggerò dalle paure dell'ipocondria, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore, dalle ossessioni tue manie, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato, chissà, non hai fiori bianchi per me. Più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio, la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame più bianco, conosco le leggi del mondo e te ne farò. Le parole indignate di Franco Battiato sulla patria
sembrano riecheggiare dall'inferno di Dante. Quando nomina l'Italia, Dante è sempre critico, severo, angosciato. Non è un lamento sterile, è un'invettiva, una denuncia che ha in sé la speranza della rinascita. Ogni fazione fa guerra all'altra. Ai serva Italia, di dolore ostello, non signora di province ma bordello, dove le leggi, i governi, i capi cambiano di continuo, quasi il ritratto dell'Italia di oggi. È serva, misera, divisa, però è l'Italia, il luogo dove nascevano forme, mode, idee di bellezza. E manca ancora un secolo al Rinascimento, che tutto il mondo ammirerà e continua ad ammirare. Dante ama una patria che ancora non c'è, una patria che nasce con lui. L'Italia ha questo di straordinario: non è nata dalla guerra o da un trattato diplomatico o da un matrimonio dinastico. È nata dalla cultura e dalla bellezza, dai libri e dagli affreschi. È nata da Dante e dai grandi scrittori venuti dopo di lui. Dante non è soltanto il padre della lingua italiana, è anche il padre dell'Italia, un nome che ripete quasi ossessivamente fin dal primo canto del suo poema. È il bel paese, definizione inventata da lui. I versi di Dante sulla patria comune ispireranno i grandi scrittori dei secoli a venire. Ad esempio Leopardi, che scrive il canto sopra il monumento di Dante, che dice: «Volgiti indietro e guarda, o patria mia, quella schiera infinita di immortali. Volgiti e ti vergogna e ti riscuoti, pensier degli avi nostri». Anche Ippolito Nievo, garibaldino, che muore a 30 anni tornando dalla vittoriosa spedizione dei Mille, nelle sue Confessioni di un italiano, che usciranno postume, scriverà: «Io nacqui veneziano, ma morrò, per la grazia di Dio, italiano. Quando lo vorrà quella provvidenza che governa misteriosamente il mondo». La Divina Commedia è anche un viaggio iniziatico, ma prima di salire si deve scendere, si deve provare tutto il dolore degli umani, piangere tutte le lacrime del mondo, come tante volte è accaduto anche agli italiani nella storia. Una storia fatta di tribolazioni, miserie, sacrifici, epidemie, cui ogni volta è seguita una rinascita. Sulle accuse della gente, a tutti.
suo retaggio indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che life is still, try to get up there, every big hill of hope, for your destination.
A volte il cielo e le stelle sembrano allontanarsi da noi, fin quasi a scomparire. È dentro di te che si combatte, dice la prossima canzone. Se l'odio ti ha trasformato in uno zombie senza più amore, allora dentro di te ci sono bombe e carri armati. È dentro di te che si combatte. We'll be right back.
Che porta via, che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte, nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, nera di falde a mare che passano le bare. Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore, come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Senfetta, altro che benedetta, acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, acqua che spacca il monte, che affonda terra e ponte, ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e nel suolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli fitti, dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti, oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita, come fa quest'amore che dall'ansia di perdersi ha trovato in un giorno la certezza d'aversi. Acqua che ha fatto sera e adesso si ritira, questa sfila tra la gente con un innocente che non c'entra niente, niente, fredda come un dolore, dolce nero senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.
giunti al termine dell'inferno e lasciati alle spalle l'odio e la disperazione, Virgilio mette fretta a Dante. La notte risurge e oramai è da partir, che tutto avem veduto. È la notte del sabato santo, il viaggio infernale è durato appena 24 ore. La Divina Commedia è una vicenda di riscatto e di speranza. È un viaggio morale all'interno di noi stessi. Dante e noi con lui. Ha compiuto un cammino di conversione e di rinascita. Ora dall'inferno siamo fuori e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Virgilio pone le mani sull'erba bagnata e con la rugiada rinfresca il volto di Dante, il nostro volto, ancora solcato di lacrime e annerito dalla cupa aria infernale. Ambo le mani sull'erbetta sparte, soavemente il mio maestro pose, onde io, cui fui accorto di sua arte, porsi ver lui le guance lagrimose, ivi mi fece tutto discoverto quel color che l'inferno mi nascose. Per Dante e per noi è il momento del sollievo, di riveder le stelle, appunto. Con la medesima parola, stelle, termineranno anche le altre due cantiche, il Purgatorio e il Paradiso. Le stelle sono il segno del vero destino dell'uomo, del suo slancio verso l'alto, della sua aspirazione all'ascesa. Noi siamo i soliti, quelli così, siamo i difficili, fatti così. Noi siamo quelli delle illusioni, delle grandi passioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini e siamo vivi quasi per miracolo grazie agli interruttori. Noi siamo liberi, liberi, liberi di parlare. Siamo liberi, liberi, siamo i soliti, sempre così, siamo gli inutili, fatti così. Noi siamo quelli delle occasioni, prese al volo come i piccioni. Noi siamo quelli che liberi di volare.
noi siamo i soliti fatti così. Amor che nullo amato amar perdona. Bello questo verso, vero? E quanto ha fatto discutere. È bello anche ripeterlo come fosse un mantra. Amor che nullo amato amar perdona. Amor che nullo amato amar perdona. Amor così all'infinito. E poi ascoltare l'eco che si forma, che provoca dentro di noi. Lo so che qualche critico storce il naso. Prendere un singolo verso è come prendere un petalo da una rosa. Però quel petalo può anche diventare seme e generare nuovi fiori. Ed è bello anche così, no? Così, come mi piace pensare, ogni volta che Dante parla d'amore, anche a tutte le stelle, allo slancio verso il cielo, che all'uscita dall'inferno riusciamo finalmente a rivedere. Sarà il viaggio nel purgatorio a rinnovarci, predisponendoci a salire fino alle alte sfere.
Sentite come recita. Io ritornai dalla santissima onda rifatto, sì come piante novelle rinnovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle. Bello, meraviglioso questo termine novello, così insistentemente ripetuto fino a trasmetterci davvero la voglia di rinnovamento, di rinnovellarci. Come piante, novelle, rinnovellate di novella fronda. Sarà Beatrice a guidare Dante nel paradiso. Ma ad un certo punto Dante ci avverte: nemmeno la poesia è in grado di esprimere la luce quando è così pura e forte, come accade a colui che vede una cosa in sogno e gli resta impressa nell'animo pur non riuscendo a tradurla nel linguaggio della mente. Qual è colui, dice, che sognando vede che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede? E ancora, dice, così son io, quasi tutta la mia visione sia dissolta, ma continua a distillarmi nel cuore quella dolcezza che ha generato. Cotal son io che quasi tutto cessa mia visione e ancora mi distilla nel cuore il dolce che nacque da essa. Ormai Dante è pienamente appagato. È entrato in comunione con l'amore supremo che dà la misura di ogni cosa e che tutto genera e tutto governa. L'amor che muove il sole e le altre stelle. Sicuramente resterai per sempre.
corpo volge l'esistenza alle persone, che non si può spiegare fino in fondo, ma che resta in fondo. Io sono tutto l'amore che ho dato, tutto l'amore incondizionato, l'imbarazzo dietro al vanto, un sorriso dentro al pianto. Io sono tutto l'amore che ho dato, mare in tempesta e cielo stellato, poco prima di uno schianto, un sorriso dentro al pianto. E adesso che mi chiedi di sorridere, vorrei dimenticare.
Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse motore, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. C'è che ormai ho imparato a sognare, non smetterò. Che ogni sogno ti porta più là, cavalcando aquiloni oltre i muri e i confini, ho imparato a sognare da là. Quando tutte le scuse per giocare sono buone, quando tutta la vita è una bella canzone, c'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. Fernanda Pivano, leggendaria traduttrice dell'antologia di Spoon River, di Hemingway, di Fitzgerald, di Ginsberg, davanti all'orrore dell'11 settembre 2001, farà appello non alle armi, ma alla poesia e all'amore. Quell'amore, ricordiamolo, che muove il sole e le altre stelle. Un leader nero ci ha insegnato a dire: io ho un sogno. Oggi assistiamo al disastro di un fallimento umano, pazzia di uomini contro uomini.
Cosa avremmo potuto fare per evitare questa catastrofe? Il mio sogno è che l'avrebbero evitata uomini capaci di credere nella solidarietà invece che nella violenza, capaci di pensare poeticamente, di dare poesia e umanità al mondo. Dove sono i poeti? I poeti di sempre, che sempre hanno dato l'amore e la pace, che sempre hanno dato la vita per evitare la guerra. Se avessimo lasciato cantare i poeti, se un poeta avesse guardato negli occhi i disperati suicidi e gli avesse parlato d'amore, non chiederti perché suona la campana, suona per te. L'11 settembre di 20 anni fa era iniziato come qualsiasi altro giorno. Ricordo il cielo su Manhattan, era di un azzurro terso che sembrava dipinto. Sono parole di Jay Jonas, capitano dei Vigili del Fuoco. Il giorno più lungo durò 102 minuti. Alle 8:46 il primo aereo si abbatte sulla Torre Nord. Jane, infermiera. Sean mi ha chiamata verso le 9:30. Ha detto che era al piano 105 e capì subito che non sarebbe tornato a casa mai più. Sotto i suoi piedi c'era un intero grattacielo in fiamme. Alla fine, quando la nube di fumo divenne troppo densa, continuava semplicemente a sussurrarmi all'infinito parole d'amore, ti amo. Ti amo, così. Alle 9:03 il secondo aereo entra nella Torre Sud. Seguiranno altri due schianti che colpiranno il Pentagono e Shanksville. La Torre Sud collassa su se stessa alle 9:59. Alle 10:28 crolla in una nuvola che avvolge tutta Manhattan, anche la Torre Nord. Le vittime furono 2.974. Oltre 6.000 i feriti. 343 vigili del fuoco morirono quel giorno. Altri 213 negli anni seguenti, per cause direttamente connesse a quella sciagura. Edith, impiegata. Gli dissi che avrei pregato per lui. Sì. Avrei pregato per lui, che lo amavo, che lo pensavo. E lui ripeté di non preoccuparmi, disse che tutto andava bene. Naturalmente non è mai più tornato. Una volta giunti sul posto udimmo un altro schianto, a cui seguì un silenzio improvviso e irreale, come se tutto fosse coperto di ovatta. Uno dei colleghi, guardando verso l'alto, disse quello che tutti stavamo pensando. Potremmo non arrivare a domani. Ci stringemmo la mano augurandoci buona fortuna e ripetendoci a vicenda: spero di rivederti dopo. Rachel, operaia. Ci siamo incontrati a 16 anni al ballo della scuola. Quando è morto ne avevamo 50. La mente è strana. Per quanto terribile fosse quella giornata, ricordo che non volevo che finisse. Non volevo andare a dormire finché fossi rimasta sveglia. Quel giorno condiviso con Brian non sarebbe finito mai.
mi aveva salutata come sempre con un bacio la mattina prima di andare al lavoro. E potevo ancora dire che era successo poco prima, capite? La mattina di quello stesso giorno, capite? Tutti quelli che avevano problemi respiratori, dolore al petto, fratture, venivano caricati in ambulanza. Agli altri veniva detto di correre, correre con le proprie gambe. Carol, avvocato. Una volta in salvo, una delle cose peggiori era sapere che lui sapeva dov'ero e io non riuscivo a parlargli per dirgli che ero viva. Era una folla alla deriva, era indescrivibile. Ognuno picchiava inutilmente sui tasti del telefono per dire ai propri cari che si era salvato. Più salivo e più mi sembrava di addentrarmi nell'inferno. Non riuscivo a credere a quel che vedevo. C'era chi piangeva e chi urlava, ma nessuno diceva nulla. Continuavo a ripetere a tutti, calma, calma. Poi abbiamo cominciato a scendere a piedi, finché non siamo arrivati fuori, sul lato orientale. Dopo pochi minuti abbiamo sentito un enorme, interminabile boato. Hello, darkness, my old friend. I come to talk with you again, within the sound of silence. Lì dove c'erano le torri gemelle, ora ci sono due enormi vasche. L'acqua di due grandi fontane scorre lungo le pareti verso una grande vasca interna. Tutto intorno c'è la Memorial Plaza, con centinaia di querce bianche. Sui bordi della vasca sono incisi i nomi di tutte le vittime. Day is done. Gone the sun, from the lake, from the hills, from the sky. All is well, safely rest, God is nigh.
se la vita non ha sogni, io ce li ho e te li do. Pagano il mio pranzo, non ce n'è sulle panchine in piazza grande, ma quando ho fame di mercanti come me, non ce n'è. Dormo sull'erba, molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati o no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio quello che sono l'ho voluto io, a modo mio avrei bisogno di carezze anch'io.
strada, solo non mi condena. Correre il mio destino, parabola la lei, perdito nel corazon della grande Babilon. Me disse nel clandestino, per non le barba bel, ma non era clandestino, peruano, clandestino, africano, clandestino, marijuana, illegale. Solo voi con di pena, solo non mi condena. Correre è mio destino, parla pulando a lei. Perdito del corazon della grande Babilon. Medicina clandestino, per non levar papel. Filippino!